Diamo il buon pomeriggio a Paolo Renzetti e ovviamente al suo ospite Maurizio Di Giosia, direttore generale della ASL di Teramo, presentato proprio nella giornata di oggi. Un buon pomeriggio Paolo, un buon pomeriggio anche al direttore Maurizio Di Giosia, a cui ovviamente rinnoviamo gli auguri di buon lavoro. Buon pomeriggio Paolo, insomma facciamo un po' il punto di quello che sarà il presente e anche il futuro della ASL Teramo. È proprio così, grazie Jacopo, un saluto ai nostri telespettatori, ovviamente a te un ringraziamento particolare al dottor Maurizio Di Giosia, direttore generale della ASL di Teramo, che ovviamente in una giornata particolare è riuscito a regalarci qualche minuto per questo collegamento in diretta qui dalla sala intitolata Roberto Fagnano della ASL di Teramo. Dottor Di Giosia, una nomina importante per lei, di grande prestigio, perché lei lo ha detto, ricordato più volte, ha iniziato a lavorare nella ASL di Teramo e da 30 anni in questa ASL conosce, possiamo dire, tutto della ASL di Teramo. Conosco tutto perché l'ho vissuta. Oggi siamo qui in questa sala non a caso, è la sala Roberto Fagnano, che è stato il mio maestro negli ultimi 5 anni, quello che mi ha insegnato e dato la spinta a crescere e mi ha incoraggiato in questi anni, mi ha incoraggiato soprattutto quando è andato a fare il capo dipartimento della regione, ed oggi purtroppo lui non c'è più, io mi ritrovo qui a gestire, a dare continuità al suo mandato, però segno di continuità ma anche nuovo modo di gestire la sanità teramana, che deve essere riportata al centro della sanità abruzzese, perché Teramo ha una sua tradizione, una sua dignità sanitaria importante, la dobbiamo preservare, anzi sempre di più dare impulso ad essere un punto di riferimento. Per lei un lavoro ovviamente di grande impegno, impegnativo, perché sono tante le cose da fare. Lei ricordava giustamente l'ospedale di Teramo e poi ci sono altri due presidi ospedalieri importanti, quello di Giulianova e quello di Sant'Omero. E c'è altri pure. E c'è altri, esattamente. Sono tre i presidi. Qui ecco, è importante riformulare una rete ospedaliera importante, perché ecco, bisogna dare dignità a tutte le... agli altri presidi ospedalieri, ma soprattutto va dato un'importanza fondamentale a Teramo, che deve divenire un ospedale hub di riferimento. Ecco, e appunto per questo siamo ambiziosi di puntare a realizzare un nuovo nosocomio che sia non solo come contenitore ma anche nei contenuti, per riqualificare la sanità teramana. Tra l'altro lei questa mattina nel corso della conferenza stampa, alla presenza dei vertici della Regione Abruzzo per quanto riguarda l'assessorato alla sanità, ha detto: ci sono tante cose da fare ma io coinvolgerò tutti, dal primo all'ultimo dipendente dell'ASL, non lascerò fuori nessuno. Assolutamente, è fondamentale, se si vuol lavorare bisogna lavorare in sintonia, bisogna lavorare in un lavoro di squadra. Noi abbiamo tantissimi operatori bravi, a cominciare dall'ultimo fino ad arrivare a tutti gli altri dal punto di vista del comparto, quindi parlando del comparto, parlando del personale medico. Adesso dobbiamo qualificarci ancora di più con i nuovi concorsi che andremo a fare, sia a livello apicale che dei concorsi dei dirigenti medici. Certo, alcune criticità ci sono, non riusciamo a reperire medici anestesisti, noi abbiamo una carenza importante dal punto di vista degli anestesisti di Teramo, e questo ci dà alcuni problemini, ce li comporta, però grazie all'impegno di quelli che oggi sono in servizio e alla devozione, all'attaccamento all'azienda, stiamo riuscendo a sopperire in maniera adeguata. Ecco, però dobbiamo ancora impegnarci un po' di più, stiamo facendo concorsi per tutti i livelli dirigenziali medici, dobbiamo acquisire il personale, che è importante anche per l'abbattimento delle liste d'attesa, che è uno dei problemi più che oggi ci attaliano di più, soprattutto dopo l'avvento del coronavirus. Ecco. Lei ha toccato proprio uno degli argomenti di cui si è parlato anche questa mattina nel corso di questa conferenza stampa, di questa presentazione proprio dopo la sua nomina. Allora noi possiamo andare a vedere il primo contributo che abbiamo realizzato questa mattina all'ospedale Mazzini di Teramo. Andiamo ad ascoltare le parole dell'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri, che ha fatto anche il punto sulla situazione che si sta vivendo in queste ore in Abruzzo per quanto riguarda il Covid-19.
Assessore, parliamo anche un po' di quella che è la situazione di queste ultime ore in Abruzzo per quanto riguarda i contagi. La giornata di ieri ha segnato 10 positivi, questo è il numero che è stato reso noto proprio dal suo assessorato. C'è un po' di preoccupazione o comunque è un trend nazionale che forse anche vi aspettavate? Allora, il trend è nazionale, i piccoli focolai sono dislocati nella nostra regione così come sono dislocati in tutta la nazione. Questo significa che non bisogna assolutamente abbassare la soglia dell'attenzione perché il virus è presente, bisogna evitare, come abbiamo già messo più volte stabilito nelle procedure, quelli che sono i momenti di assembramento, i momenti di grandi relazioni. Quindi, massima attenzione, riportare sempre quelli che sono i dispositivi, ma l'elemento di forza è che oggi abbiamo una grande esperienza sul campo e quindi riusciamo subito a definire la provenienza, quindi mettiamo in atto quella che è la tracciabilità di ogni caso e quindi una prevenzione adeguata. Assessore, se dovesse però permanere anche nei prossimi giorni qualche piccolo focolaio, seppur molto circoscritto, potrebbero esserci dei provvedimenti ad hoc adottati dalla regione? Ma noi i provvedimenti ce li abbiamo sempre pronti, saremo in grado di adottarli e quello che vorremmo evitare, però dobbiamo metterli in pratica se dovessero esserci dei focolai di alta complessità. E dunque queste le parole che abbiamo ascoltato da parte dell'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veria. A proposito di coronavirus, direttore, la situazione ovviamente oggi è una situazione tranquilla rispetto a qualche mese fa, però voi state lavorando ovviamente per qualsiasi evenienza, per farvi trovare pronti, così come in tutto l'Abruzzo, qualora dovesse comunque arrivare una seconda fase che ovviamente nessuno si augura. Assolutamente, ecco, innanzitutto abbiamo dovuto tutelare, salvaguardare l'azienda nel momento clou dell'emergenza e per questo devo ringraziare tutti gli operatori, soprattutto quelli che erano in prima linea, dei pronto soccorso, delle malattie infettive, dell'ospedale di Atri, che è stato fondamentale come scelta per combattere appunto questo male oscuro che nessuno conosceva. E dopodiché abbiamo, una volta che lo abbiamo ben individuato e ben capito come poteva essere gestito, ci siamo resi conto che bisognava andare sul territorio ed è lì che si svolgerà la sfida del futuro. Noi batteremo tutto sul territorio perché è fondamentale non ospedalizzare questi malati, perché bisogna come possiamo dire, gestirli sin dal momento in cui entreranno a contatto, se e diventeranno a contatto con questo virus. Noi qui a Teramo, ringraziando Dio, abbiamo una situazione di tranquillità, da diversi giorni siamo a contagi zero, alcuni, gli unici contagi che abbiamo sono contagi di persone che rientravano dall'estero, quindi non c'è virus autoctono in questo momento. Monitoriamo costantemente con il Dipartimento di Prevenzione e con l'UCAT tutta la situazione in ambito provinciale. Dobbiamo essere vigili, ma dobbiamo essere vigili noi, ma devono essere anche i cittadini consci di rispettare le regole sul distanziamento, le regole sulla mascherina, le regole di, come possiamo dire, di evitare assembramenti che possono essere fattori di riapertura di focolai che dopo andranno. Io quello che temo, ecco, questi giovani, e lo dico a cuore aperto, di stare molto attenti nel momento in cui vanno in locali, perché andranno lì, è lì il maggior pericolo, che dove può essere ravvisato il contagio, perché lì, cioè, se lungo la costa, lungo il mare, si andranno a incontrare ragazzi che provengono da diverse regioni e quindi dopo, una volta che se lo si contagia, lo si riporta a casa e può portare dei problemi a livello familiare. Dobbiamo stare attenti, rispettare le regole che ci hanno detto a cui dobbiamo ottemperare, e questo faciliterebbe notevolmente la salvaguardia dei cittadini dal contagio. E inoltre dobbiamo pensare anche al futuro, al prossimo autunno. Invitiamo subito, noi dobbiamo invitare tutta la popolazione a vaccinarsi per l'influenza che arriverà,
perché a quel punto diventerebbe molto complicato scindere la febbre dall'influenza normale da quella che potrebbe essere il coronavirus. Certo, noi non allenteremo, anche se porta dei disagi a livello di accesso alle strutture sanitarie, noi in questo momento non abbiamo nessuna intenzione di rallentare i controlli di accesso negli ospedali e in tutte le altre strutture sanitarie. Bene, direttore, a sottolineare proprio tutto questo. Noi allora andiamo ad ascoltare ora invece il secondo contributo che abbiamo registrato questa mattina nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nella sala conferenze dell'ospedale Mazzini di Teramo con il direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, Claudio Damario. Le grandi regioni che hanno governance del sistema sanitario regionale si basano proprio sul concetto di direttori generali in squadra con la pianificazione e la programmazione regionale, proprio perché i grandi obiettivi ormai, le grandi sfide sono sempre quelle di carattere nazionale. La regione Abruzzo deve recuperare uno spazio nazionale per il quale ha delegato altre regioni. Dobbiamo riportare in Abruzzo tutta la specialistica che purtroppo è andata via per motivi legati alla non organizzazione. Dobbiamo riportare quella mobilità passiva anche di alta qualità, soprattutto nell'ambito dell'oncologia medica. Dobbiamo riportare in Abruzzo tutta quella specialistica inerente ad esempio all'età evolutiva. Noi abbiamo tantissimi ragazzini gestiti e seguiti per patologie di tipo comportamentale in altre regioni. Non c'è motivo di trasferire questi pazienti e anche costringere le famiglie poi a migrazioni di tipo logistico-sanitario. Abbiamo ad esempio tutta l'area che riguarda la neuroriabilitazione elevatissima, che purtroppo è quasi per il 40% appaltata da regioni che ci circondano, anche perché questo tipo di situazione non solo ci penalizza a livello di costi, ma ci penalizza anche a livello di controllo di qualità di queste attività, perché mentre le attività che noi abbiamo sul territorio comunque lo controlliamo, quelle che si svolgono al di fuori della nostra regione le paghiamo ma non le controlliamo, quindi è anche importante dal punto di vista dell'appropriatezza. Poi c'è il problema importante di come rimettere in piedi in questa regione finalmente in modo conclusivo le reti salvavita. Io mi riferisco al politrauma, alla rete dell'infarto, alla rete dell'ictus, che da soli praticamente creano quello che è il modello del sistema di emergenza insieme al territorio 118. Quindi questo è importantissimo, perché la messa in sicurezza che sia equa per tutti i cittadini e per tutti i punti di accesso della regione è fondamentale. Anche il dottor Damario, io intervengo da studio, Paolo, per fare una domanda al dottor Di Giosia, anzi un paio di considerazioni ma rapidissime. La prima, non le chiedo se sarà insomma una reggenza in discontinuità, perché di fatto lei già era un facente funzione. Le chiedo, in questo periodo che ci siamo lasciati alle spalle, il momento di acuzie, di maggiore acuzie, il momento più difficile è stato da dover gestire le situazioni di infezione all'interno dell'ospedale Mazzini? Certamente, è stato uno dei passaggi che hanno ingenerato anche tanta contestazione da parte di chi mi aspettavo invece che sostenesse l'azione della ASL teramana. In quei momenti è necessario un'unità insieme. Ecco, a chi si è sentito un po' tradito allora, se posso inserirmi? Io non mi sono sentito tradito da nessuno, mi sono sentito tradito dal fatto che avrei preferito che tutte le istituzioni si dovevano stringere insieme per combattere un nemico che nessuno conosceva, che neanche l'OMS, il suo superiore di sanità sapeva con precisione come andava gestito, come andava combattuto e come andava monitorato. Noi abbiamo fatto il nostro meglio, purtroppo abbiamo avuto dei problemi in alcuni reparti ospedalieri, alcuni problemi non dovuti tra l'altro neanche alla imprudenza, all'imperizia da parte nostra, sono accaduti perché arrivavano asintomatici, arrivavano persone che erano pure che non si sospettasse nulla, invece hanno dato alcuni problemi, però lo abbiamo affrontato nella maniera più dignitosa.
circa un centinaio di dipendenti sono stati coinvolti, ringraziando Dio tutti sono guariti e tutti sono tornati al lavoro. Per altri invece in alcuni reparti è successo quello che non si aspettava, però ecco, la ASL in quel momento ha usato tutte le precauzioni possibili e immaginabili, tant'è che ne siamo usciti. Si pensava che questo portasse a un contagio generalizzato cittadino. Questo non è stato, grazie all'operatività dei miei collaboratori della prevenzione, grazie all'operatività dei medici degli ospedali di Teramo ed altri, e grazie a tutto il personale del 118, dei DEA, che hanno lavorato con impegno, devozione, giorno e notte, senza badare a nulla. Ecco. Io la ringrazio e ovviamente le auguro un buon lavoro al neo direttore generale dell'ASL di Teramo, Maurizio Di Giosia. Grazie per il tempo che ci ha concesso, grazie ovviamente anche a Paolo Renzetti. Grazie a voi.